Gesù vive in mezzo a noi. Cristo risorto! Buona giornata, cari amici. Il Vangelo di Dio oggi donerà una nuova luce alla nostra vita, una nuova speranza. Accogliamola dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13, dal 31 al 35. In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». Egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico infatti che non mi vedrete finché verrà il tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Amen». Carissimi, oggi troviamo una situazione, un fatto, in cui dei farisei, quindi delle persone che erano in contrapposizione a Gesù e alla sua dottrina, vanno da lui dicendogli: attenzione, perché Erode ti vuole uccidere, il re Erode. Gesù quasi non gli interessa questo fatto, ha pienamente coscienza della sua missione e di dove avverrà. Il giorno più importante della sua vita è il dono che ha dato a noi, quindi della sua morte e resurrezione, quindi a Gerusalemme, luogo santo, luogo benedetto, luogo e città del re Davide, luogo della promessa. Ecco che Gesù quindi dice: sappiate questo, a me non importa che mi vogliono uccidere o che il re mi cerchi per mandarmi ad uccidere, perché io porto in mezzo a voi il regno di Dio, cioè scaccio demoni, scaccio il male, allontano il male dalla vostra vita, allontano il male dal cuore dell'uomo, allontano il male dalla mente dell'uomo, dalla quotidianità dell'uomo, e compio guarigioni oggi e domani. Interviene il Signore Gesù là dove ci sono problemi anche fisici, concreti, non solo spirituali. E il terzo giorno la mia opera è compiuta. Quindi per Gesù, fratelli e sorelle, non c'è mai stata pausa. Non c'è stata una interruzione nel suo ministero, nella sua azione salvifica operante guarigioni nella nostra vita. E oggi stiamo vivendo, sapete quale giorno, quale tempo? Il tempo del terzo giorno, quando l'opera di Dio in Gesù Cristo è compiuta. E questo terzo giorno dura già 2000 anni. Questa è una notizia fantastica. Quanti abitanti del mondo non sanno questa buona notizia? Anche oggi è il terzo giorno di Gesù, quando Lui ha compiuto la sua opera, cioè mi ha salvato, mi ha liberato. È importante saperlo perché il nostro cuore può chiedere a Dio, può gridare a Dio di fare questa esperienza, l'esperienza del terzo giorno, l'esperienza della liberazione.
quante situazioni sono incatenate e noi le viviamo giorno dopo giorno, ma andiamo da altri che non Gesù, da altre persone. Ma Gesù ha compiuto la sua opera per me e oggi vuole che io la sperimenti, provi questa gioia di essere liberato, salvato, accompagnato da Dio stesso. Ecco perché poi dice: Gerusalemme, tu hai ucciso i profeti, hai lapidato coloro che sono venuti. E Gesù sapeva ciò che stava per accadere, ciò che anche era accaduto in passato, nella prima alleanza, e l'Evangelista Luca per di più sa e conosce la realtà del suo tempo, quindi già diversi anni dopo la Pentecoste, quando da un lato Stefano è stato il primo martire, è stato lapidato, Giacomo è stato ucciso, il fratello del Signore, e i cristiani avevano persecuzione a Gerusalemme. Ma al tempo stesso Gesù dice: la vostra casa è abbandonata a voi. Luca sa che nel 70 dopo Cristo è avvenuta la distruzione di Gerusalemme, che non aveva accolto il Messia. Una distruzione per opera dei Romani. Ecco che allora Gesù ci sta dicendo oggi: accogli il Vangelo, sperimenta ciò che Lui ha fatto per te nel terzo giorno. Questo è il giorno più importante, fratelli e sorelle. Ma il terzo giorno non è fatto solo di croce o di croci. Questa è una spiritualità riduttiva. Il terzo giorno, fratelli e sorelle, c'è una vittoria della risurrezione di Cristo sulla morte, non solo sua personale, ma sulla mia morte, sulla morte di ogni uomo. Allora chiediamo oggi di fare questa esperienza. Gesù è vivo. Gesù è in mezzo a noi. Gesù vuole che noi sperimentiamo, che con Lui possiamo fare cose grandi, grandi esperienze, avere grandi successi nella nostra vita. E quando camminiamo nelle tenebre, nella crisi, nella sofferenza, nella malattia, Lui è al nostro fianco, è la consolazione nella nostra angoscia, fratelli e sorelle. Apriamo il nostro cuore, le nostre mani e diciamo: grazie Gesù, perché Tu sei venuto per me, per guarire il mio cuore, per liberarmi dalle paure, da tante oppressioni, da tante catene. Grazie Gesù perché sei venuto affinché io Ti conosca. Donami di sentire che sei presente, che sei vivo nella mia casa, al mio lavoro, in mezzo ai miei amici. E vieni Spirito Santo, apri il mio cuore, apri i miei occhi, affinché io veda le meraviglie che Dio compie nella mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, con grandissima gioia, allora oggi proclamiamo questo slogan: Gesù vive in mezzo a noi. Lo proclamiamo, lo cantiamo, lo manifestiamo agli altri, perché la gioia del cristiano è sperimentare proprio la presenza di Dio, sempre con il suo popolo e con i suoi discepoli. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza.